Siamo qui oggi con Giavo, nostro nuovo giocatore, insomma è entrato quest'anno nella Sata Shakur, richiedente asilo. Siamo riusciti a tesserarlo, sapendo che ovviamente non è facile tesserare gli stranieri, anche se alcune cose sono state modificate, anche grazie soprattutto alla campagna di cui noi siamo stati promotori insieme a Sport alla Rovescia di Gioca Anch'io, però richiedente asilo più difficoltà. Ecco, noi vogliamo parlare con Giavo, scambiarci un po' di opinioni, e vorremmo che lui ci raccontasse innanzitutto il percorso che ha fatto per arrivare in Italia. Allora, io sono africano, mi chiamo Souleymane Diaw, sono africano, vengo da Guinea-Bissau. Quando ho uscito il mio paese sono venuto in Senegal, dopo ho fatto in Senegal qualche mese, dopo ho avuto coraggio per uscire in Senegal, per andare in Libia, e così sono venuto in Libia con macchina. Quando sono arrivato in Libia, ho fatto lì qualche anno, sì. Dopo la guerra è iniziata, quando la guerra è iniziata ho scappato, sono venuto in Italia, sono entrato a Lampedusa. Quando arrivato a Lampedusa ero minorenne, così il carabiniere mi ha portato direttamente a Falconara Marittima in comunità. Allora, quando è arrivato in comunità, ho fatto in comunità 3 mesi, quasi 3 mesi. Dopo uscito in comunità, quando ho uscito in comunità, sono andato a Chievi, ho fatto lì 1 mese. Dopo mi hanno rimandato ancora a Foggia, Puglia. Dopo è stato 7 mesi, quando ho fatto 7 mesi ho fatto commissione, mi hanno dato un documento, un anno, documento umanitario, così dopo ho ritornato a Falconara, il capo che stava in comunità mi ha aiutato il lavoro, così a Falconara, così dopo mi hanno cercato una casa a Castelferretti. Sto a Castelfetti adesso, un anno adesso, sto lì con un altro ragazzo, si chiama Katim Touré, senegalese. veramente mi... Ecco, scusa, tu sei partito dal Senegal o dalla Guinea? Io sono Guinea. Ah, Guinea, Sì. ok. E, perché? Spieghiamo alle persone che stanno ascoltando il motivo per cui sei dovuto scappare dalla Guinea. Cosa stava succedendo in Guinea quando hai deciso di fuggire? Allora, era un problema di governo nel mio paese. Dopo era due presidenti, come si chiama? Era un problema di governo e così dopo era una guerra civile. Così tante persone hanno scappato, qualcuno hanno venuto in Senegal, qualcuno hanno andato in Guinea-Conakry e così. Io ho avuto il coraggio di uscire dal mio paese, sono venuto in Senegal, mia madre è senegalese, mio padre è guineano, e adesso sono metà metà. Certo, e, dicevi prima che dalla Guinea sei arrivato in Libia. Sì. Com'è stato il tuo viaggio dalla Guinea alla Libia e a chi hai dovuto affidarti affinché riuscissi a raggiungerla? Sì, quando arrivato in Libia la strada era tanto, veramente molto, molto faticoso. Ho passato il deserto, una settimana stavo in deserto, veramente troppo troppo duro. Così quando arrivato in Libia, quando arrivato lì non era la guerra non era tutto ok. Quando arrivato oggi, questo giorno ho iniziato a lavorare, così stavo tranquillo mentre in Libia. Ma hai dovuto lavorare per tirare sui soldi affinché tu potessi pagare il passaggio dalla Libia a Lampedusa? Sì, ho pagato un po', ma non tanto, ho pagato un po', non è tanto. Anche quando ho uscito il mio paese per venire in Senegal, anche in Libia, ho pagato, sì, quella della strada è lunga, ho pagato tanto, ma non è niente. Quindi tu hai preso la barca e come stavi in quel momento? Cioè, eri consapevole del fatto che stavi facendo una traversata in mare e che purtroppo molte persone prima di te avevano perso e continuano a perderci la vita? Eh sì, ho preso la barca per venire in Italia, cioè, qualcuno è sbagliato in strada, hanno passato, come si chiama, a Malta, qualcuno hanno entrato in Libia, qualcuno hanno entrato direttamente a Lampedusa, ma veramente era tante tante persone hanno morto dentro al mare, questo... Tu stesso hai assistito alla morte di tuo amico, vero? Eh sì, veramente, questo non, cosa devo dire, niente, solo che dobbiamo pregare per lui, a posto.
quando tu prego. In questo momento, no, in cui tra l'altro i riflettori si sono riaccesi su Lampedusa per questa strage terribile in cui centinaia di persone hanno perso la vita, cioè cosa vogliamo chiedere all'Europa e ai governanti europei? Veramente il governo europeo, io veramente se io solo mi chiedo che il governo deve aiutare i migranti. I migranti sono molto molto, come posso dire, è duro, non è che noi non sapete, non c'è niente, c'è qualcosa, ma che problema che quando c'è guerra dal tuo paese chiuso, devi scappare, andare in qualche paese che non c'è più guerra. Giavo, ti ringraziamo perché insomma ci hai rilasciato questa intervista, perché sappiamo anche che i temi non sono facili e quindi anzi siamo anche molto contenti che insomma ti abbiamo conosciuto e che fai parte un po' della nostra storia da oggi, no? Grazie, prego, sì. Mi ringrazio a tutti, anche con lo nuovo ho avuto occasione per giocare con la Sate Sakura. Oggi è la mia prima partita per campionato, abbiamo vinto, veramente è stato veramente un cuore. La Sate Sakura, forza! Grazie, Giavo. Grazie.